Lontani i tempi in cui quello al Quercia era un derby da quartieri nobili. Trento e Rovereto danno vita ad un match gradevole nel posticipo della terz'ultima di campionato, al termine del quale i gialloblu portano a casa l'ennesima vittoria. Il primo tempo è un autentico monologo degli uomini di Manfioletti. Dopo un paio di occasioni iniziali targate Ferraglia e Casagrande, il Trento alza progressivamente il ritmo con gli affondi lungo l'out di sinistra. Dà il buon esempio capitan Ferrarese, abile ad involarsi, saltare chiodini e calciare verso la porta dove il classe 96 ex Trento John Bocanegra salva sulla linea. Dopo questo tentativo di testa di Casagrande, è ancora il numero 10 Aquilotto ad avviare l'azione che porta il Trento in vantaggio con la rifinitura in verticale di Gattamelata ed il tiro di potenza e precisione scagliato da Appia. La seconda frazione si apre con Ferrarese che al quarto trova il palo a strozzargli la gioia del gol ed un minuto dopo mette una palla velenosa all'indietro che il centrocampista bianconero Pedrai indirizza alle spalle del proprio portiere per la più classica delle autoreti. Tre giri di lancette ed è Appia a sfondare la linea difensiva locale con un tiro che Chiodini ribatte di piede permettendo a Gattamelata di ribadire in rete con un tapin di testa. Gara chiusa. Il tempo rimasto serve a Conci e Veronese per tentare le marcature personali con il Rovorito che solo in chiusura mostra qualche flebile segnale di consistenza offensiva con le conclusioni di Tranquillini dal limite ed un flottante da centrocampo prima del triplice fischio finale del direttore di gara.